Lavoratori precari dell'ASREM in presidio oggi a Palazzo Moffa in 170 vedranno scadere il prossimo 31 marzo il proprio contratto di lavoro. La problematica sulla ridefinizione delle funzioni delle province è affidata alla prima commissione consiliare, la decisione oggi in aula a Palazzo Moffa. Nella sede di Via Genova un incontro per fare il punto sulla questione ATM dopo il pronunciamento del TAR Molise per chiarire diversi altri aspetti. A Palazzo Sant'Antonio a Termoli insorgono le minoranze di centrodestra sull'ampliamento della Momentive, chiedono ulteriori approfondimenti. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Presidio questa mattina davanti la sede del Consiglio regionale dei lavoratori precari dell'ASREM. Sono tanti, tutti inquadrati con contratti co-co-co e dal 1 aprile si ritroveranno senza lavoro. Sono 170 i lavoratori precari dell'ASREM inquadrati con i co-co-co, mal pagati e senza la certezza di un ulteriore rinnovo dei loro contratti, a partire già dal 1 aprile. Sono stati impegnati nel comparto sanitario molisano per molti anni, sempre nella precarietà ed assolutamente mal pagati. Oggi hanno deciso in delegazione di presidiare la sede del Consiglio regionale per chiedere l'attenzione delle istituzioni a che possano avere ancora una opportunità di impegno lavorativo in questo Molise che sta diventando sempre più povero e mortificato. Siamo circa 170 in tutta la regione Molise, divisi nei vari distretti di Larino, Termoli, Isernia, Venafro e molti uffici sono esclusivamente mandati avanti e diretti da, non diretti, ma comunque gestiti da Cocopro. E quindi la mancanza di rinnovi di questi contratti porterebbe a dei grossi disservizi, prima di tutti per i cittadini, e poi manderebbe a casa tante persone che nonostante siano pochissimi soldi che ci danno, chi 500, 600, 700 euro mensili, potete immaginare come chi ha una famiglia possa andare avanti con questi soldi, e dal 1 di aprile molto probabilmente, da quello che è trapelato, non saremo rinnovati dopo oltre 40 mesi di contrattazione, oltre aver dato tutto il nostro supporto tecnico, il nostro impegno e la nostra professionalità a questa azienda. Non abbiamo ancora nessun incontro ufficiale perché non ci rispondono, abbiamo chiesto molte volte incontri con i vari dirigenti e direttori, non ci hanno mai risposto, quindi siamo qua oggi per farci sentire, per capire se effettivamente qualcuno ci vuol dare qualche risposta, ma saremo qua fino a quando non avremo qualche risposta effettiva. L'ex presidente della regione Molise Michele Iorio interviene nel dibattito complessivo sulla sanità molisana e sui tanti lavoratori precari dell'ASREM oggi in presidio. Esprime anche il suo pensiero sulle lettere aperte scambiate tra il senatore Ruta e il governatore Frattura. Sentiamo. Interviene sulla situazione dei precari dell'ASREM l'ex presidente della regione Michele Iorio, che approfitta dell'occasione del presidio per esprimersi sul comparto sanitario e sulla novità delle lettere aperte tra due esponenti del Partito Democratico Molisano, il senatore Ruta e il presidente Frattura, che dopo aver presentato ufficialmente percorsi condivisi, oggi si scambiano critiche e chiedono l'uno all'altro impegni precisi. Questi ragazzi impegnati, molti di essi anche da 10 anni in attività, attività che sono essenziali per la garanzia dei livelli di assistenza, peraltro finanziati con fondi finalizzati a questo scopo, non possono essere allontanati da un momento all'altro solo perché la Corte dei Conti non so che cosa avrebbe detto. Io credo che la responsabilità del governo di un settore così delicato comporta anche l'assunzione di decisioni significative ai fini della gestione del servizio, con i metodi consentiti dalla legge. Io credo che prorogare questi contratti in attesa del piano operativo di riordino della sanità
per garantire i servizi innanzitutto, ma anche per garantire un posto di lavoro dopo anni e anni di precariato, penso che sia un obiettivo da perseguire. Il problema del decreto Balduzzi l'abbiamo portato noi, l'ho portato io insieme ai colleghi del centrodestra all'attenzione del Consiglio, sollecitando la soluzione di questa questione. Abbiamo stigmatizzato che l'assenza del Presidente in quella sede di decisione è stata molto drammatica per la nostra regione, perché avrà delle conseguenze incredibilmente negative, e abbiamo anche indicato soluzioni che poi il Presidente ha condiviso. In questo scambio epistolare ci sono delle contraddizioni. Ruta afferma quanto dicevamo noi e Frattura risponde che non era il caso di dare il veto per non so quali altri programmi ha in testa. Io credo che Frattura debba fare una discussione innanzitutto con se stesso. In Consiglio ha condiviso di chiedere la deroga al decreto Balduzzi e nelle lettere di risposta dice che non è necessario. E sui precari dell'ASREM interviene anche il portavoce regionale di Fratelli d'Italia, Filoteo Di Sandro. Serviva davvero mandare a casa tutti questi giovani professionisti, scrive in una nota. Vale la pena sprecare così professionalità formate negli anni, adesso scaricate con poche righe? O forse c'è la necessità di fare un nuovo avviso riservato agli amici? Non è tenero, Di Sandro, il problema è grave. Tanti dal 31 marzo si ritroveranno senza un lavoro e senza uno stipendio, una situazione che necessita di una soluzione tempestiva per respingere questo nuovo duro colpo inferto alla gioventù del Molise. Il Consiglio regionale ha rinviato al prossimo martedì la discussione sulla cessazione del rapporto di lavoro con l'ASREM dei 170 giovani. Il governatore Frattura ha infatti chiesto un approfondimento della tematica. E sempre oggi a Palazzo Moffa anche la vicenda sul riordino delle funzioni delle province. Il consigliere di opposizione Salvatore Micone aveva chiesto l'istituzione di una commissione speciale a carattere temporaneo e senza oneri aggiuntivi al fine di addivenire in tempi rapidi alla definizione della normativa regionale volta a disegnare l'assetto appunto delle funzioni degli enti in questione. Dopo una breve interruzione dei lavori, l'assessore Michele Petraro ha comunicato l'individuazione di un percorso che passa attraverso la prima commissione consiliare che se ne occuperà, giungendo ad una soluzione per il 31 marzo, data entro la quale le province dovranno stabilire cosa fare con il personale in esubero che andrà in mobilità. E questione ATM di punto sulla gara di appalto per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico in regione, al centro dell'incontro svoltosi oggi a Palazzo Vitale. In evidenza anche la situazione debitoria creditizia nei confronti sempre della ATM. Il trasporto pubblico locale è al centro dell'incontro di questa mattina a Palazzo Vitale. Nella conferenza stampa indetta dal governatore Frattura e dall'assessore regionale Arramo Nanni, chiariti alcuni aspetti legati alla questione ATM, alla gara di appalto, al sistema di tracking e ticketing e alla situazione debitoria creditizia della regione nei confronti della stessa ATM. In evidenza il pronunciamento del TAR Molise, che ha respinto il ricorso presentato dall'azienda Trasporti Molisana S.p.A. contro la regione, INPS ed INAIL, circa la procedura ristretta per l'affidamento del servizio di trasporto locale extraurbano di competenza della regione, quindi l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, la non aggiudicazione e la dichiarazione di gara deserta per assenza di atti conformi. Come spiegato da Frattura e Nanni, il trasporto pubblico su gomme e rotaie rappresenta la seconda voce di spesa della regione ed in quanto tale va maggiormente attenzionata ed efficientata, soprattutto a fronte di un costo annuo di 68 milioni di euro di un contributo nazionale di 34 milioni. Pertanto, considerati 150 milioni di euro a disposizione per i 6 anni di gestione del servizio, la gara, non certo facile, va vagliata nei minimi dettagli e va aggiudicata a chi offre determinate garanzie, a partire dalla regolarità degli oneri versati, e proprio l'ATM non ne avrebbe assolti per oltre 990 mila euro. Quanto all'aspetto debitorio creditizio, la Regione non esclude la via dell'arbitrato, mentre è necessario affidare ad un soggetto terzo la gestione del controllo biglietteria attraverso un sistema elettronico e della verifica a corse con un apparato satellitare da installare sui mezzi. E per questo sarebbero a disposizione 1.700.000 euro da spalmare in 8 anni, tarati anche su quanto già sta accadendo in altre regioni. Alcune situazioni sono già sub iudice, altre sono contributi erogati dalla Regione che da una verifica sui bilanci della società ATM e la Rivera non andavano erogati. Su queste basi abbiamo chiesto all'erogatore del servizio anche l'avvio di un arbitrato per bruciare i tempi di definizione.
Quali sono le cifre? Ma parliamo di circa di oltre 10 milioni, volendo precisare che gran parte dei crediti che vanta la Rivera nei confronti della Regione sono ascrivibili alla chiusura dei rapporti al 2010 fatti dal governo Iorio, per la quale chiusura ancora circa 4 milioni e 300 mila euro la Regione deve appunto alla Rivera. Noi pensiamo che la formula dell'arbitrato sia la formula giusta e non certamente l'interruzione di pubblico servizio. Mi sembra che davanti ad una situazione che può, diciamo, determinare una situazione debitoria e creditoria ci sia la formula o dell'accordo o dell'arbitrato e non dell'interruzione di pubblico servizio, che è una misura di pressione violenta rispetto alla quale, come voi sapete, abbiamo fatto denuncia alla Procura della Repubblica. Sarei propenso ad andare a bando immediatamente, questo anche perché questo è un bando di carattere europeo, ci vorrà un anno e mezzo prima della, diciamo, dell'aggiudicazione, quindi è ovvio che forse è un procedimento che noi dobbiamo avviare. Per quel che riguarda invece l'attività di ticketing e di track che abbiamo mandato con gara a parte, lo abbiamo fatto perché noi riteniamo che il servizio di controllo di bigliettazione elettronica e di controllo degli autobus con un sistema satellitare sia un sistema che vada gestito da terzi e non certamente dall'azienda che vince la gara, perché il controllato e il controllore insieme non hanno nessun senso. Intanto ad oggi, quanto al trasporto su gomma, sono operativi in regione 170 pullman. Di questi, qualora ci fossero problemi nella celere aggiudicazione del servizio, verranno garantiti comunque dalla regione quelli essenziali alla collettività. Come aggiunto poi da Fratture e Nanni, si continuano a trasferire somme all'ATM in virtù delle quali l'azienda dovrebbe garantire il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti. Per furto aggravato, due pluripregiudicati pugliesi di 34 e 39 anni sono stati arrestati dalla polizia di Termoli. Hanno tentato di portare via un'auto dalla zona industriale, ma una telefonata al 113 ha lanciato l'allarme. Sul posto è giunta una volante che ha messo in fuga i malviventi. Raggiunti dagli agenti, sono stati trovati in possesso di diversi oggetti atti allo scasso, mentre uno dei due era addirittura ricercato per reati di ricettazione e riciclaggio. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Larino. Stop ai permessi e richiesta di ulteriori approfondimenti ad ASREM ed ARPA sull'ampliamento del polo chimico a Termoli. Insorgono le minoranze consiliari. Giampiero Porfirio. La questione Momentive nell'area che gravita attorno a Termoli è tutt'altro che conclusa. Di oggi la mozione proposta a Palazzo Sant'Antonio dall'esponente di minoranza Daniele Paradisi, che chiede alla Giunta la sospensione cautelativa dell'autorizzazione rilasciata alla fabbrica chimica per l'ampliamento degli spazi e della produzione. Uno stop ai permessi almeno fino a quando saranno disponibili dati scientifici aggiornati che riguardano il registro tumori. Quindi la scelta politica di consentire alla Momentive l'ampliamento deve essere successiva alla conoscenza degli effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente circostante il centro adriatico. Nella sua mozione il consigliere di Libera Termoli si rifà alla delibera comunale di fine 2013, quando l'allora consiglio municipale espresse la ferma contrarietà alle richieste della società per le possibili emissioni nell'aria di agenti inquinanti, sostanze tossiche e cancerogene pesanti per i residenti. Nei giorni scorsi il centrodestra termolese, comitati civici e associazioni hanno più volte bussato alla porta del sindaco Sbrocca per richiedere sull'argomento ulteriori indagini a livello ambientale ed epidemiologico all'ARPA e all'azienda sanitaria. Staremo a vedere se la Giunta si affiderà a nuove indagini prima di consegnare nuovi spazi alla Momentive. A dicembre scorso la società chimica aveva ricevuto dalla Regione il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di materiali innovativi utilizzati nella produzione di pneumatici. Resta invece quello fortemente critico della Fondazione Milani. Nessun allarmismo, dicono, ma una legittima preoccupazione dei cittadini su quanto sta accadendo. Presentazione a Campobasso all'assessorato regionale alle politiche sociali delle iniziative relative alla giornata delle disabilità, un percorso fatto di tante importanti manifestazioni che vogliono rafforzare la cultura della integrazione.
sabato 21 marzo è di fatto la data esatta della giornata regionale della disabilità e in questa occasione si svolgerà al Teatro Savoia di Campobasso una iniziativa a sostegno delle politiche di integrazione e della costruzione di una forte cultura che si basa sul riconoscimento di tutti gli individui a prescindere dalle loro diverse abilità. È lo scopo dell'organizzazione di quest'anno, che noi vorremmo diventasse una buona abitudine, è quello di farla diventare più che la giornata, la settimana, il mese, per poi diventare sempre, no? la giornata della disabilità. Lo scopo nostro e delle iniziative che ci accompagnano in questi giorni è anche quello di condividere i percorsi delle persone con disabilità unitamente ai loro amici, alle loro famiglie, ai loro compagni di scuola. Questo per dare una percezione di normalità che pure c'è nella vita di ogni persona che vive una disabilità di qualunque tipo sia. Per questo abbiamo avuto una bella risposta, non solo ovviamente dalle associazioni, ma soprattutto da quanti hanno voluto condividere con noi il percorso di questa settimana, quindi il Campobasso Calcio, e ringrazio il Presidente Perrucci. Domani i ragazzi, in occasione di Campobasso Matelica, accompagneranno i giocatori in campo, così come la Scuola Galanti, che terrà giovedì mattina un laboratorio emozionale di musicoterapia, il Comitato Paralimpico e l'Unione Ciechi e Ipovedenti ha organizzato al Pala Unimol una giocata di torbol, che è una specialità per non vedenti, a cui tutti potranno partecipare proprio per condividere il gioco insieme. E poi ci sarà questo workshop sabato 21. Ma non è l'unica manifestazione di interesse, perché sono previste altre piccole ma significative ed importanti iniziative a partire da domani e per i giorni successivi. L'amministrazione provinciale di Isernia ha ottenuto 2 milioni di finanziamenti regionali per la sistemazione di 3 movimenti franosi sulla Fresilia, il primo in prossimità dell'abitato di San Pietro in Valle, il secondo nelle vicinanze della galleria Pesco Calcareo, l'ultimo a valle nei pressi dello svincolo per Casal Ciprano. Altre risorse pari a 400.000 euro sono a disposizione per il progetto di completamento della Fresilia verso la Fondo Valle Trigno in direzione di Civitanova del Sannio. Sulla collina del Castello Monforte a Campobasso in corso le operazioni di bonifica degli alberi che hanno subito le ultime intemperie. Il patrimonio arboreo agli occhi dei passanti appare pesantemente aggredito e spoglio. Massimo Dalla Torre. Non sono le foreste del Klondike, tantomeno le verdi estensioni del Canada o del Montana, ma è la collina Monforte che da qualche giorno ha assunto l'aspetto di un avamposto di boscaioli che, dopo aver provveduto ad abbattere perché pericolanti gli alberi, al posto di provvedere al rimboschimento hanno dato fuoco ai tronchi e agli arbusti, suscitando curiosità da parte dei passanti e indignazione da parte delle associazioni ambientaliste e dei componenti del gruppo consiliare cittadino di 5 Stelle, che si batte da anni per la salvaguardia del patrimonio arboreo cittadino. Situazione che non lascia indifferenti, anzi preoccupa, perché se si guarda attentamente il teatro delle operazioni ci è stato fatto notare la mancanza della sicurezza, la quale mai come questa volta necessita, in quanto il disboscamento e la conseguenziale bonifica dovrebbero essere fatti con tanto di segnaletica, se non addirittura chiusura del percorso, mentre è tranquillamente aperto sia al traffico delle auto che ai pedoni. Insomma, incongruenza su incongruenza che penalizza ancora una volta la città, recentemente ferita tra l'altro da abbondanti nevicate che hanno danneggiato inesorabilmente il verde locale. Sicuramente chi ha dato avvio a questa operazione di bonifica starà dando esecuzione ad alcune direttive ben precise, anche se dal Palazzo di Città è stato dichiarato che nessuno sapeva nulla, tant'è che sono in corso le verifiche. Operazione che è inammissibile perché uno degli spazi verdi è stato aggredito e spogliato, chissà per quanti anni, di un patrimonio che ha fatto sì che Campobasso, un tempo appellata città giardino, oggi è profondamente trasformata, forse per la mancanza di programmazione, parola che si presta a numerose interpretazioni, compreso quella affidata al fuoco che distrugge e al fumo che si dissolve, lasciando un vuoto, anzi un grande punto interrogativo, cui almeno per il momento nessuno darà risposta.
Il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, ha autorizzato con entusiasmo due studenti dell'Università di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, a svolgere una tesi di laurea magistrale in merito agli interventi per la riduzione del rischio sismico degli edifici scolastici della provincia di Campobasso dopo il terremoto del 2002. Prime analisi sui dati del monitoraggio della risposta dinamica della scuola sismicamente isolata di Boiano. Dall'ente di Via Roma, massimo sostegno ai ragazzi, al professore di costruzioni Marco Mezzi del Dipartimento, guidato dal preside di facoltà, professor Annibale Luigi Materazzi. Si chiama Biocompost l'innovativa strategia per il recupero dei sottoprodotti dell'industria olearia. Biocompost propone il riutilizzo come bio antiparassitari in agricoltura e nel settore vivaistico. L'iniziativa è stata illustrata oggi a San Martino in Pensilis da Unioncamere. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La depressione in atto sul Molise si muove lentamente verso sud-est. Sulla regione deboli piovaschi sparsi nelle zone interne, dalla sera prime schiarite a partire dalla provincia di Isernia. Le temperature di oggi sono comprese tra i 7 gradi di Campobasso fino ai 15 su Termoli. Ventilazione variabile, poco mosso il medio adriatico. Domattina il cielo si presenterà poco nuvoloso, venti di direzione settentrionale, valori climatici stazionari. La sconfitta interna contro la Jesina rende più arduo il cammino della salvezza per l'Olimpia Agnonese. Domenica prossima contro la Miternina i Granata scenderanno in campo privi di attaccanti di ruolo. Il servizio. C'è profonda amarezza tra i dirigenti dell'Olimpia Agnonese dopo quanto accaduto al Civitelle in occasione della sconfitta interna ad opera della Jesina, che fa scivolare l'11 di mister Donatelli in terz'ultima piazza. Indifendibile e incapace è stata definita la terna arbitrale diretta da Canfora di Castellammare di Stabia, ma la società granata saprà risalire la china, lo assicura il direttore sportivo Maurizio Sabelli. Non posso altro che ribadire quello che oggi veramente è successo su un campo di calcio, chiamiamolo così. Un gol annullato che ha visto soltanto loro, il segnalino, francamente è cambiata la partita. Cambiata la partita perché da quel momento in poi la squadra si è nervosita, prendere due espulsioni dirette dopo 25 minuti e mezz'ora, se non ricordo con precisione, significa che questa terna... No, io non la definisco in malafede, la definisco una terna arbitrale incapace, incompetente, ma soprattutto ecco, non rispettosa di una squadra, di un ambiente che sta facendo enormi sacrifici per uscire fuori da una situazione un po' difficile, ma soprattutto è mancato rispetto verso una società, un ambiente che credo che ha avuto sempre rispetto sempre degli avversari, delle terne arbitrali, ma questa volta francamente non me la sento di difenderli. Perché oggi hanno provocato continuamente, dall'inizio, dal primo minuto all'ultimo, fino a quando siamo rientrati negli spogliatoi. Una terna di arbitri, non li manco definisco arbitri, di persone incapaci, deferitemi, fate quello che volete. Ma francamente per arrivare a questa determinazione, parlare così significa che c'è tanta amarezza, perché aver visto anche la squadra in 9 lottare, combattere e prendere un gol in 11 contro 9, dopo aver giocato un'ora in 9, prendere un gol gli ultimi due o tre minuti su un calcio di punizione che tutti quanti avete visto, significa veramente tornarsene a casa con grande amarezza, con grande dolore, perché si tratta di dolore, perché non aver rispetto di società, di ambienti che fanno sacrifici, noi penso che lo facciamo rispettando tutti e rispettando tutto. Questo non è calcio, lasciatemelo dire. Mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per la tifoseria. Ma noi non molleremo, cercheremo sempre di uscirne fuori come abbiamo sempre fatto. Sicuramente domenica sarà dura perché avremo, penso, anche qualche, oltre ai due squalificati oggi espulsi sul campo, credo che avremo anche, oltre al danno, anche la beffa. Però ripeto, lotteremo fino alla fine delle nostre forze, perché quando lottiamo con la nostra, ecco, con il nostro amore, con la nostra passione, siamo capaci di fare tutto.
Due giorni di sport dedicati al Kung Fu nel fine settimana al Palazzo Abetta di Termoli. La città adriatica è in procinto di ospitare il 13° campionato nazionale Libertas nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo. Parteciperanno circa 350 atleti provenienti da 10 regioni d'Italia. Per l'NBC Campobasso la seconda fase del campionato maschile di Serie C di pallacanestro si è aperta con una pesante sconfitta. I molisani del tecnico Sabatelli sono stati superati in esterno dal Sulmona 66-49. Per i campobassani l'obiettivo stagionale resta la salvezza. Nello stesso girone mantiene sempre la vetta della classifica l'Airino Termoli. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.